Ecco, però è certo che in ogni caso, in tutta la narrazione del processo, mai si trova qualcosa come una sentenza. È sempre soltanto questa consegna. Fino all'inizio Pilato, del resto, non ha fatto che tergiversare, ricordate, cerca di evitare a tutti i costi di dover giudicare, di pronunciare il giudizio, lo rimanda a Erode all'inizio, sollevando una questione di competenza, poi fa flagellare l'accusato per sottrarlo all'accusa. Solo alla fine lo consegna senza però pronunciare la sentenza. Quindi è stato un processo, è un simulacro di processo, ma questo non si è concluso con un giudizio. Questo rileva il mio problema ancora più oscuro, no? Cioè, che cos'è un processo senza giudizio? E ancora di più, che cos'è una pena, la crocifissione, che è la pena cui Gesù si sottopone, se non consegue un giudizio? In certo senso, quindi, Pilato, il prefetto della Giudea, non ha pronunciato un giudizio su Gesù. Gesù, di cui regno non è di questo mondo, si è sottoposto al potere legittimo di Pilato, ma Pilato non ha pronunciato il giudizio. Un grande giurista italiano, che è anche un grande scrittore, Sebastiano Satta, ha scritto nel 1968 un bellissimo libretto che vi consiglio, se avete tempo di leggere, che si chiama Il mistero del processo. Era uno specialista di diritto processuale. E forse la più acuta riflessione che un giurista abbia mai fatto sulla sua materia. Santa si chiede che cos'è il processo, che cosa tende un processo, e risponde: è del tutto fuorviante rispondere come si fa di solito, che il processo tende all'attuazione della legge, alla ricerca della giustizia, a trovare la giustizia, la verità. Satta, sabellistica, risponde: se ciò fosse vero, non si comprenderebbe la forza del giudicato che compete una sentenza indipendentemente dal suo essere giusto o ingiusto. Non vi sapete che una sentenza si passa al giudicato, non importa più se fosse sbagliata o giusta o non giusta. Quindi Santa trae la conseguenza che se ci deve essere uno scopo al processo, questo non può essere altro che il fatto di pronunciare un giudizio, non un giudizio vero o falso, un giudizio. La pronuncia di un giudizio deve essere giudicata, quella sentenza si sostituisce alla verità e alla giustizia, è il fine ultimo del processo, dice Santa. Però dice anche, questo non è uno scopo esterno al processo, perché il processo dall'inizio alla fine non è altro che, come si diceva appunto, il termine processo viene da processus iudici, è processo di formazione del giudizio. In questo senso, quindi, è un atto che in se stesso il suo scopo non ha uno scopo. E questo, dice Santa, è il mistero del processo, che è lo stesso mistero della vita, che procede e si svolge anch'essa senza scopo e senza sosta, finché per un attimo si arresta per sottoporsi al giudizio. E di quest'atto senza scopo, dice Santa, gli uomini sembrano aver fatto, avete attribuito una natura divina, no? Sono dati in balia questo giudizio. Ecco, allora, se questo è vero, se Santa ha ragione, credo che abbia ragione, un processo senza giudizio come quello di Pilato e Gesù è una contraddizione in termini. Questo è tanto vero che i codici moderni, a cominciare dall'articolo 4 del Codice Napoleone, sanciscono l'obbligo per il giudice di pronunciare il giudizio, una specie dell'articolo 4, il giudice che si rifiuterà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, insufficienza della legge potrà essere perseguibile in quanto colpevole di diniego di giustizia. Vedete, quindi il processo deve finire in un giudizio, almeno per noi moderni. Ecco, quindi questo evento decisivo della storia dell'umanità, l'incontro, scontro fra i due mondi, l'umano e il divino, il temporale e l'eterno, ha la forma di un processo che non è veramente tale, perché non si conclude con un giudizio. Se non vi è stato giudizio, anche la pena, la crocifissione, non è una vera pena. E come processo è qualcosa per cui è difficile trovare un nome. Pascal ha scritto una cosa molto profonda, ha scritto: Cristo ha voluto essere ucciso nella forma della giustizia, perché questa è la morte più ignominiosa. E però allora, ancora più ignominiosa è la morte che non consegue a un processo, perché non c'è stato giudizio, cioè, oppure segue un processo senza giudizio. Ed è questa, quanto sembra, la morte che Gesù ha scelto di subire. È
un po', se ricordate il processo di Kafka, è un po' come la morte del protagonista del processo, no? Anche qui non c'è assolutamente una sentenza, addirittura forse non c'è mai stato nemmeno il processo, e tuttavia alla fine il coltello, la scena finale, il coltello del carnefice pensa nel cuore, non ci scappa, no? Finisce che gli parla che la sua vergogna di essere sopravvissuta, quindi una morte veramente indominosa. Allora, se questo è vero, e mi pare che sia filologicamente vero, perché non si è voluto vedere questo fatto evidente quanto imbarazzante? Invece sempre si è visto il processo di Pilato come un processo che termina con una sentenza di portata a morte. Cioè. Ecco, io credo che non si tratti di una negligenza di lettura, di alla base una fondamentale ragione teologico-politica, che per esempio tra tanti autori Dante esprime con chiarezza nel De Monarchia. Dante nomina Pilato nel De Monarchia e dice che perché l'umanità fosse riscattata dal peccato attraverso la crocifissione era necessario che Cristo fosse sottoposto al giudizio del giudice legittimo, che avesse la giurisdizione su tutto il genere umano. No, è in questione è la redenzione di tutto il genere umano, e quindi è importante che Gesù subisse una condanna da un giudice che rappresentava un potere su tutto, come era l'impero romano. Un tale giudice potrebbe essere quindi soltanto un rappresentante dell'impero romano, cito Dante, se pertanto Cristo non avesse subito il giudizio di un giudice legittimo, la sua pena non sarebbe stata una punizione. Il giudice legittimo poteva essere solo quello che aveva la giurisdizione su tutto il genere umano, in modo che il genere umano fosse punito nella carne di Cristo. E Tiberio Cesare, il cui Pilato era vicario, non avrebbe avuto la giurisdizione se l'impero romano non fosse stato legittimo. Come vedete, c'è proprio una ragione teologico-politica. Dante si tratta di giustificare il potere dell'impero e quello della Chiesa, non come parti di fronte all'altra, ma legati da questo fatto, no? Che è imposto nel processo di Gesù. Questo incontro tra i suoi poteri. Quindi Dante però non fa che riprendere un più antico motivo che era stato elaborato dai padri a partire dal momento in cui c'è l'alleanza tra la Chiesa e l'impero, no? Con Costantino, quindi Eusebio, uno dei grandi padri della Chiesa, che è stato ironicamente definito il parrucchiere della parrucca di Costantino, e poi il filologo Ambrogio Crisostomo. Sviluppano tutti questo motivo. È importante che l'impero romano sia un potere legittimo su tutta la terra, perché in questo modo Cristo, sottoponendosi a questo potere, no, può redimere l'intera umanità. Addirittura diventa importantissimo in questi autori il fatto, come ricorderete, che quando al momento della nascita di Gesù, Augusto proclama un editto di censimento di tutta la popolazione dell'impero, e quindi Cristo, che si è fatto uomo, risulta, è iscritto, censito come uomo nel censimento di Augusto. E questo appunto ancora una volta stringe insieme in una appunto, in prospettiva teologico-politica i due mondi, i due poteri. E credo che sia anche questa la ragione per cui Pilato è stato incluso nel credo con San Pietro Lontano, non soltanto perché storicamente era una data importante, ma anche perché il potere che ormai era un alleato Chiesa di figurarsi. Se però Pilato, come è nella mia ricostruzione, non ha emesso un giudizio legittimo, allora questo appuntamento tra il vicario di Cesare e Gesù, tra la legge umana e il divino, tra la città terrena e quella celeste, viene a cadere, perde la sua ragione. E credo che venga a cadere appunto ogni possibilità di una giustificazione teologico-politica, di una teologia politica cristiana. Giustificazione teologica del potere profano. E quindi siamo ricondotti davanti a un altro mistero che non è quello del processo del giudizio, ma quello del processo senza giudizio, cioè un processo in cui nessuna delle due parti può giudicare. Quando Santa dice il mistero, il processo del mistero, il mistero viene inteso nel senso che ha di origine la parola greco, cioè un dramma quasi teatrale, no? Il mistero di Lucia era una specie di pantomima a cui l'iniziato assisteva, vedeva una scena, una
vicenda celeste divina in cui la sua esperienza poteva orientarsi, no? Ecco, però questo non avviene, i due mondi sono separati, non c'è giudizio, è ovvio che non c'è giudizio da parte di Gesù, perché questo è del tutto coerente non solo con la sua posizione di imputato, ma anche con le sue parole, no? Ricorderete la critica radicale di ogni giudizio, no? Che è parte essenziale dell'insegnamento di Gesù. Cito Matteo 7,1, non giudicate né critiche affinché non siate giudicati. E qui fanno eco le parole di Paolo nella lettera ai Romani, né critico, non giudichi. E nel Vangelo di Giovanni con ancora più forza, no? C'è proprio un fondamento teologico di questo divieto che è affermato con chiarezza. E Giovanni 3,17, Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicarlo, ma per salvarlo. Ecco qui c'è quindi il monito, non giudicate, ma qui la sua ragione, l'Eterno non vuole giudicare il mondo, vuole salvarlo. Almeno fino alla fine dei tempi, giudizio e salvezza si escludono a vicenda. Se questo è vero, perché colui che non giudica dovrebbe essere sottoposto al giudizio legittimo di un giudice? Nel regno eterno essere consegnato al giudizio del regno eterno. Come vedete, la vicenda si fa, questo incontro si fa sempre per l'ultima, no? Giudizio da parte di Gesù non ci può essere, lui però si sottopone a un potere in cui sembra di conoscere l'autorità, e questo potere anche lui non giudica. Quindi Pilato e Gesù, vicario del regno montano e del celeste, si stanno l'uno di fronte all'altro nel pretorio di Gerusalemme. Tra l'altro gli archeologi hanno creduto di identificare nei loro scavi questo luogo, che forse non è lontano, sembrerebbe, da dove si trova attualmente il Palazzo di Giustizia di Israele, Bet Amishma, lo stesso in cui nel 1963 fu giudicato e condannato Adolf Eichmann. Quindi per testimoniare la verità Gesù deve affermare e nello stesso tempo smentire il suo regno, che non è di questo mondo, e tuttavia, come dice vicinissimo, anzi a portata di mano. Dal punto di vista del diritto, la sua testimonianza non può che fallire, e finisce infatti una farsa, no? La corona di spine, il manto di porco, la mancanza di scelto. Quindi Gesù, che è venuto non a giudicare il mondo ma a salvarlo, si trova, forse proprio per questo, a dover rispondere in un processo, a sottostare a un giudizio che però il suo alter ego Pilato non pronuncerà, non può pronunciare. Giustizia e salvezza non possono essere conciliate. Tornano ogni volta, almeno così mi sembra, a escludersi a vicenda, anche se in sensi chiamano vicenda. Per questo nel pavimento di pietra, nel giudizio ebraico di Abanà, né il giudizio né la salvezza hanno luogo. Essi finiscono in un comune, indeciso e indecidibile non vivente. L'ordine giuridico non si lascia iscrivere così facilmente nell'ordine della salvezza come pensavano i padri, e questo è quello. Pilato, con la sua irresolutezza, come il sovrano barocco secondo Benjamin, è incapace di decidere, ha diviso per sempre i due ordini, o quantomeno ha reso insondabile la loro relazione. In questo modo, in un certo senso, non pronunciando una crisis, ha condannato l'umanità a una crisis incessante. Incessante perché non può mai essere decisa una volta per tutte. Vi avevo detto per concludere che sarei tornato sulla parola crisis, giudizio in greco. Mi sembra infatti che il processo di Gesù, almeno come lo ricostruisce, come processo, senza giudizio, senza crisi, contenga in qualche modo un'allegoria del nostro tempo. L'insolvibilità, implicita in questo scontro fra i due mondi, fra Pilato e Gesù, si attesta in un certo modo nelle due idee chiavi della modernità. Da una parte, che la storia sia un processo infinito, la nostra concezione della storia è un processo infinito. E dall'altra che questo processo, in quanto non si conclude in un giudizio una volta per tutte, sia in stato di crisi permanente.
Da quando la Chiesa ha chiuso lo sportello scatologico, sapete che la Chiesa non ama più parlare della fine dei tempi né del giudizio universale. Il termine crisi, spostato dal suo luogo di giudizio finale, riappare oggi in forme patologiche, in ogni ambito, innanzitutto, come sapete bene, ma come strumento di governo. Sapete bene che oggi la parola crisi non è un concetto, è soltanto uno strumento di governo per imporre alla gente misure che non c'è nessuna ragione di accettare. Ecco, in questo spostamento il termine diventa appunto una parola d'ordine, perde il suo significato proprio, e allora fare qualche considerazione su qual era questo significato proprio. Nel termine crisis, a parte la tradizione giuridica di cui ho parlato, convergono due grandi tradizioni, una medica e una teologica. Nella medicina antica, crisis designa il momento in cui il medico deve giudicare se il paziente sopravviverà o no. Questo è il momento della crisi, anzi nel termine, la terminologia della medicina antica, è il giorno decisivo, dies decretore, il giorno decisivo. Decisivo legato a un momento, però, vedete, legato a un momento preciso nel percorso della malattia. L'altra tradizione, quella teologica, crisis, come forse sapete, no? È il termine greco nel Nuovo Testamento per il giudizio finale. La novità anche qui, però, il giudizio finale è legato a un momento, l'ultimo giorno, novissima crisis. Quindi vedete che nella tradizione che converge nel significato della parola crisi, il giudizio che è in questione è sempre legato a un momento ed è un giudizio che si prende una volta per tutte. Che sia il giudizio del medico sulla sopravvivenza o del paziente o il giudizio finale. E oggi invece la crisi è stata separata dal suo giorno decisivo e trasformata in una condizione permanente. Conseguentemente la facoltà di decidere una volta per tutte viene meno e la decisione incessante non decide propriamente di nulla. Ovvero, come è avvenuto a Pilato e come avverrà forse a noi, si rovescia improvvisamente in catastrofe. L'indeciso Pilato non fa che decidere senza decidere, il deciso Gesù non ha alcuna decisione. Allora, abbiamo tempo un quarto d'ora se ci sono delle domande dal pubblico. Velocemente volevo solo chiedere questo, se c'è un nesso secondo lei tra la condizione di innocenza di Gesù e l'impossibilità di attuare il processo, o se è solo una questione procedurale in qualche modo. Posso accogliere magari due o tre se ci sono altri In un suo recente libro, Il mistero del male, Benedetto XVI, che era figlio di quei tempi, lei a un certo punto sostiene che vi sono nella Chiesa due elementi inconciliabili, che tuttavia non cessano di incrociarsi storicamente: l'oicomia, l'azione salvifica di Dio nel mondo e nel tempo, e l'escatologia, la fine del mondo e del tempo. Quello che io le chiedo è questo, ma questa presenza di due elementi inconciliabili, quando lei parla di chiesa in senso assoluto, cioè tutte le chiese cristiane comunque siano, cioè in senso ontologico, quasi, la chiesa non può essere così. E quindi in questo senso, come giudica ad esempio le esegesi di Bultmann del Vangelo di Giovanni, quando criticata aspramente da,
da Ratzinger, da Benedetto XVI nella sua vita di Gesù, che invece sostiene che la Chiesa intanto Chiesa in quanto è soltanto escatologica. La prima domanda, dal punto di vista giuridico, Gesù è accusato dai Sanedrini, non accusato, di un delitto che rimanda probabilmente al Levitico, cioè appunto in fondo di essersi proclamato Messia, cioè re dei Giudei. Ma che questa è l'accusa che gli fanno. Quindi diciamo l'accusa in un certo senso per i Sanedrini era fondata. E per un romano, questa accusa per il giudice romano in un certo senso non significa nulla, ma evidentemente appunto viene la pressione che fanno, che forse convince Pilato, che però non giudica, io su questo ci insisto molto, dato che lui in realtà non pronuncia un giudizio su questo, né sul fatto se lui è un giudice, è che questo fatto potrebbe mettere in questione il potere di Cesare, no? Un re, come c'è un re, no? Cioè, tenete presente la Giudea in quel momento è un luogo di lotte continua, no? Pilato, noi non sappiamo quasi nulla se non che era un ferocissimo repressore che aveva ucciso l'ebreo ogni volta che aveva provato a ribellarsi. Quindi diciamo il fondamento di legale c'è nel processo. La cosa strana è che Pilato continua a dire che è innocente fino alla fine, quindi non si capisce questo consegnare, se non appunto come alcuni teologi dicono perché avviene questo, perché Pilato in realtà è un esecutore del Nuovo Testamento, nel piano divino Gesù doveva essere crocifisso, quindi tanto Giuda che lo consegna e lo tradisce, tanto Pilato che lo condanna, non fanno che seguire in fondo, di agire come esecutori del piano divino. E io credo che questo stona un po' quel personaggio di Pilato che sembra invece, mentre Giuda fa quello che deve fare e basta, Pilato non si capisce che cosa fa, Pilato agisce come un uomo in carne e ossa, si dice. E la moglie quindi diceva, infatti vedete presente che Pilato è stato santificato nella Chiesa Copta, siccome c'è tutta una leggenda di Pilato che invece era credente, alla fine diventa santo. La domanda è più seria, no? Io si continuo a pensare che ci sono questi due elementi opposti. E ovviamente mi riferivo alle costruzioni che ho fatto, sono sempre appunto alla storia della teologia, quindi a partire dai padri fino alla scolastica, in cui si disegna questo problema della concordia divina, cioè del governo divino del mondo per la salvezza. E da sempre naturalmente c'è il motivo escatologico della fine. Quello che è vero sembra che, almeno nella Chiesa cattolica, questo motivo scatologico sia sempre più sfumato. Tant'è che un teologo ha potuto dire la Chiesa ha chiuso lo sportello scatologico, non si parla più di fine del mondo. E curiosamente di fine del mondo cominciano a parlare gli scienziati, i casati, il mondo finirà. I preti non dicono più niente, siamo bombardati. La crisi, quando la si toglie dal suo luogo, riappare in altri luoghi. Diventa la parola d'ordine dei politici per governarli, la parola d'ordine degli scienziati per disegnare il futuro del pianeta. No, è vero che la teologia non solo anche parte, non solo l'ultima, la teologia protestante ha molto insistito sull'escatologia, almeno queste grandi figure di teologi. Non so però se nella prassi, non mi risulta purtroppo che invece nella prassi poi delle chiese protestanti sia veramente vivo questo motivo, non saprei dirlo, ma che anche lì nella prassi è un po' dimenticato, però è vero che queste grandi figure c'è, però sono contraddittorie se ci pensate a un certo punto. Uno è Dio governa il mondo economicamente verso la salvezza, e l'altro c'è questo motivo della fine, la fine che i primi padri si aspettavano imminente. Il punto è che ogni istante può diventare nell'atto di fede il momento della fine, questo è il senso. Sì, anche come è stato ripreso da bene, no? Ogni momento è il momento del giudizio universale, secondo me è così la lettera. Scusi, è la crisi vista come opportunità, a differenza del mondo greco che crede il giudizio, dicono che lo stesso ideogramma in Cina significa crisi, ma anche opportunità, cioè
difficoltà, giudizio da dare, ma anche un'opportunità perché il mondo cambia. Per quanto riguarda il piano di salvezza, attraverso Cristo, Giuda diventa importante sul piano trascendentale, sempre riguardando conoscenza di Dio, cioè Giuda fa quello perché è Dio che lo manda o è solo un fatto politico. Due domande. Non sapevo questa cosa del cinese, mi pare interessante perché la mia convinzione oggi è che questo concetto di crisi che viene usato come una parola d'ordine che non decide nulla, no? Che decide continuamente, che toglie la possibilità di un giudizio una volta per tutte, andrebbe rovesciato appunto in questo, dice no, l'opportunità si deve poter giudicare una volta per tutte. Non è vero che c'è questa crisi permanente. Il concetto di crisi permanente, come lo stato di eccezione permanente, una cosa totalmente oppressiva e inconciliabile con la democrazia. Se si vive in stato di crisi permanente non ci può essere democrazia, non ci può essere. Quindi la teologia protestante dice Giuda in realtà è un esecutore del Nuovo Testamento, non fa che seguire la sua parte. Questo è confermato perché Gesù, Giovanni a un certo punto dice quello che devi fare fallo subito, fallo presto, e non lo dice a, appunto, facciamo una differenza con Pilato, perché mentre la Giuda gli dice quello che devi fare fallo presto, quindi è il tuo compito quasi, no? Pilato invece è anomalo, invece di fare dilata, cioè nessun episodio è così lungo nel Vangelo di Giovanni, no? Cioè, però, queste sette lunghissime scene, queste sei ore sono importanti perché Pilato non è un esecutore, sembra un essere una cosa nostra che non fa che cambiare idea. Non fa il suo lavoro di scrittore come Giuda fa, per questo lo trovo anche molto interessante, no? Veramente un personaggio in carne e ossa, non è un'ombra che serve solo a eseguire la sentenza, e poi non la pronuncia la sentenza, si limita a consegnare ai sedi diritti di Gesù. Scusate, ma dobbiamo chiudere.